il servizio che ci sta facendo, veramente ottimo. Per cui con la sua televisione, che io reputo che è molto importante, tutto quello che noi ogni anno nel pellegrinaggio prima della festa a Rovudi facciamo qui ai vecchi borghi. A luglio l'abbiamo fatto a Rovudi, adesso qui a Gorio. Gorio di Rovudi, sindaco. Abbiamo spiegato perché si chiama Gorio. L'abbiamo spiegato. Certo, dal greco vuol dire paese. Paese di Rovudi. Questo è il Gorio di Rovudi, quindi paese di Rovudi. Paese di Rovudi, questo è. Bellissimo, anche. Così con questo mezzo che poi utilizzate date un messaggio non solo al nostro comune ma anche all'intero territorio dell'area grecanica, tutto quello che noi facciamo rinnovando le tradizioni che per noi sono importanti, la cultura, la storia, è un modo anche di socializzare, vivere assieme questa giornata che è molto importante. Questo è il messaggio principale che devo passare, non è solo il conviviale quello che è. Questo è una cosa che è di più, se eravamo a casa dovevamo anche pranzare, siamo qua e quello che in compagnia di tante pellegrini che sono parecchi. Questi voglio dire siamo quasi 200, ci fa molto piacere che partecipano in questo evento che noi ogni anno si rinnova. Credo che il messaggio che noi vogliamo far passare è che ci sia una grandissima partecipazione, ogni anno aumentano di più e che i vecchi borghi diciamo tornano quantomeno ad essere vivibili in una, per quello che si può anche nel periodo estivo più che altro, sabato e domenica. Abbiamo creato questa struttura qui dell'ostello che è un punto di riferimento qui a Gorio di Roma e mi auguro che può essere utilizzato da chi vorrebbe usufruire anche ad avere quei servizi minimi che il territorio offre. Un passo alla volta cercheremo di migliorarci e chiedo la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Questo è il mio auspicio. Il suo auspicio è quello dell'amministrazione comunale, che state cercando di far rivivere questi borghi oramai purtroppo un po' abbandonati, quindi diciamo che adesso. Tanto è vero che abbiamo iniziato, è un programma che noi abbiamo messo di valorizzare i nostri centri antichi dei borghi di Rovudi. Stiamo cercando piano piano anche con questa, diciamo, lavori che si stanno facendo, cioè di pavimentazione, come avete visto sia della chiesa e sia al borgo antico di Rovudi, quel percorso di strada con la pavimentazione utilizzando la pietra del posto. Questo è il lato fondamentale che noi vogliamo, non vogliamo deturpare quello che è diciamo, la natura, il paesaggio, diciamo, vogliamo renderlo un po' più vivibile, percorribile, diciamo, senza deturpare l'ambiente. Questo è il nostro auspicio per noi. Come dicevo prima, la nostra amministrazione volge al termine, non so come andrà a finire, ma mi auguro che sarà la prossima amministrazione. Io che a proposito, continua. Le possiamo fare questa domanda? Sì. La prossima amministrazione vede ancora dottore Zavettieri per le prossime? Che fa il dottor Zavettieri? Diciamo dal sindaco. Punto di vista di legge legale potrei diciamo concorrere a altri 5 anni per un altro mandato. Dipende da me, ci sta pensando, cioè, non è la questione mia perché io non ci penso, io ho dato il mio contributo in quanto lo riterrà non solo la maggioranza che mi sostiene ma a
avere un consenso ampio da parte dei miei cittadini, io ci penserò, ma deve venire dai miei cittadini e dalla maggioranza, non dipende da me. Comunque il dottore Zavettieri con la sua amministrazione, in 10 anni di amministrazione, no? 10 anni di mia amministrazione. Lascia insomma ai cittadini di Rovudi un enorme lavoro fatto. Il tempo ci... quindi lascia una bella impronta, voglio dire. Quindi non devo essere, io a faremo evidenziare, alla fine. A evidenziare quello che ho fatto per i cittadini, quello che diciamo nell'interesse comune, lo deve valutare un cittadino. Io dico che questo è importante, io dico partire dal basso, partire dalla gente, cioè dire che ci giudica per quello che abbiamo fatto. Io dico le cose principali che potrebbero per un'amministrazione, voglio dire, attenta, sono i servizi, cosa principale. L'acqua, avere il paese pulito, intanto ci siamo attivati per fare la differenziata, che io mi auguro che i miei cittadini, tutti quanti assieme, possiamo veramente fare questa differenziata, arrivare a percentuali abbastanza consistenti, e non solo facciamo un servizio al comune, ma facciamo anche un risparmio se noi riusciamo a fare la differenza, perché il costo è altissimo dell'indifferenziata che noi buttiamo in discarica, per cui potrebbe essere anche una risorsa e un abbattimento dei costi del servizio che si viene a dare al paese. Comunque sindaco, a prescindere da tutto, l'impronta Zavettieri con la sua amministrazione, voglio dire, al termine del suo mandato, fra 6 mesi, lascerà sicuramente un buon ricordo nella mente dei cittadini rovudesi, e questo è importante. Quindi il sindaco, il dottore Zavettieri, ci penserà se prolungare la sua candidatura a sindaco ancora altri 5 anni oppure magari lasciare spazio, ci penserà. Quindi questo è una lascia, cioè, lei deve una speranza per i suoi tifosi, i suoi fans. Diciamo in questa maniera. Diciamo che, come dicevo prima, non dipende da me. Certo, sicuramente. Io sono abituato a fare i passi indietro se è necessario, perché non ho quella velleità di dire. Se c'è un ampio consenso e ritengono che ci potrebbero essere le condizioni, io non si tutti gli impegni professionali che io trascuro, esatto, in famiglia, e questo lo dico e lo voglio ribadire, perché io non ho quella velleità ad andare a occupare per forza questa cosa. Assolutamente no, perché io ho una professione, lavoro all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, per cui come ginecologo, immaginate un po' quello che io devo sacrificare. Tanto è vero che io questa sera, oggi sono qua, stasera devo andare a fare il mio turno di guardia notturno in ospedale. È un sacrificio anche per la sua famiglia. È un sacrificio, come dicevo, anche per la mia famiglia, ma lo faccio volentieri, perché io reputo che è un servizio, è un servizio verso i cittadini, che io reputo di voler dare il mio contributo. Spero che in questi anni ho dato il mio piccolo contributo, non lo so, da giudicare dai cittadini di Rovudi, che sono in grado di poter valutare. Certo, nessuno ha la bacchetta magica a fare le cose come uno vorrebbe, ma io dico, un passo alla volta si possono fare, e avendo la collaborazione, lo ripeto, di tutti, nessuno escluso, perché da soli non si va da nessuna parte, e bisogna avere una squadra in sinergia che lavori e che si abbia ognuno una redistribuzione dei compiti, e questo è. Io spero di aver dato questa mia disponibilità prima di
affinché i vari assessori, anche i consiglieri comunali, di avere tutte le opportunità a contribuire, ad essere partecipi e non escludere nessuno al, diciamo, al bene comune del paese. Io ho ascoltato tutti, ascolto tutti e poi si decide, giusto o sbagliato, io posso anche aver fatto delle scelte sbagliate. Diciamo, sindaco, lasciandoci così, lasciando questo argomento per poi concludere con il pellegrinaggio, chi vi dà vedrà. Questo è il lasciamo questo. Tanto auguri di una buona festa a tutti i miei adesso cittadini. domenica prossima ci sarà a Rocudi al paese nuovo, diciamo, c'è la mattina c'è la santa messa e poi nel pomeriggio ci sarà la processione, che io spero che ci sia una grande partecipazione da parte di tutti i cittadini, e auguro una buona festa a tutti i miei cittadini. È contento per chiudere, sindaco, di questo pellegrinaggio di oggi, nonostante il tempo? Ma sono contentissimo, il tempo ci ha rinfrescato un pochettino, penso che ci voleva anche questo. In compagnia di tanti amici. Di tanti amici, ci adattiamo su tutto, l'importante è stare assieme, passare una meravigliosa giornata come oggi, al mio vecchio borgo nativo di Gorio di Rovigno. Lei appunto è di Gorio, Gorio di Rovigno. Ma non è un problema di puntualità. Sì. Sono nato qua, ma siamo per i cittadini di Rocudi. Cittadini di Rocudi. Abbiamo visitato Gorio con le nostre telecamere, abbiamo visto, voglio dire, Gorio di Rocudi per la prima volta, almeno io personalmente. Diciamo che volevo chiederle appunto l'emozione ritornando, lei immagino che ci torna spesso, no? Però ecco, dove ha vissuto la sua infanzia, ritornando qui proprio al suo paese natio. Vede, l'emozione è grande quando entro dentro la chiesa dove io sono cresciuto. Io dalla chiesa abitavo a neanche 50 metri in salita vicino alla chiesa. Noi ragazzini giocavamo nella piazza, questo è un ricordo bellissimo. Qui facevamo il catechismo, andavamo alla chiesa da bambini. Questo è dei ricordi che ci affiorano veramente meravigliosi, un'infanzia spensierata, diciamo, eravamo solo dedicati a, diciamo, allo studio, studiare e anche giocare nei momenti con quei pochi mezzi che c'erano, nella piazza, facendo anche dei giochi in piazza, che si sono anche un po' persi, quindi è appunto, quindi è sempre una bella emozione ritornare, veramente ogni anno è l'emozione che si rinnova ogni anno. Io penso che ognuno di noi, dei cittadini, salendo nei vecchi borghi qua, trova quell'emozione e che ci vorrebbe ritornare, ma purtroppo, diciamo, vengono a mancare quei servizi, ma io mi auguro che in un tempo futuro si possono pian piano anche creare quelle opportunità anche dalle persone che vediamo che stanno, diciamo, dagli altri paesi del Mediterraneo che vengono. Potrebbe essere anche un'opportunità da offrire anche un alloggio affinché vengano abitati. Piano piano mi auguro che si creerebbero quelle opportunità di sport. Il suo intento è questo, quindi diciamo che i prossimi 5 anni di candidatura, sindaco, lei ci pensa anche. No, io ho detto di quello che io penso, no, io era una battuta la mia, naturalmente. Non ho niente in me, è un piacere grande poter essere, diciamo, disponibile a fare quelle cose che io reputo fondamentali, sul sociale, sul vivere assieme, di creare quelle opportunità che la gente, non tutti ritornerebbero qui sopra, ma perché ci sono altre opportunità, ci siamo ormai ambientati, diciamo, sul mare, vicino alla città, c'è sempre altri mezzi di comunicazione, però il sabato e la domenica potrebbero essere anche come giorni di potremmo organizzare, fare escursioni, stiamo pensando a fare anche i vecchi percorsi itinerari che sarebbero meravigliosi, salire qui, certo.
sulla nostra... Io le confesso, scusi che la interrompo sindaco, le confesso che per la prima volta venendo al Gorio di Rocuti ho visto dei posti meravigliosi. Io per la prima volta nella mia vita ho visitato questi luoghi bellissimi e devo dire a me piace molto la natura. Vedendo questi posti mi sono io emozionato, che non sono nato né cresciuto qua, vedendo, quindi immagino chi ha vissuto la propria infanzia. Certo, vedi qua ancora ci sono degli ulivi che possono, diciamo, raccogliere le olive e fare dell'olio. Poi avevamo un po' tutto qui, c'erano dei frantoi e ancora sono dei ruderi, altri erano un po' più, qualcuno c'era un po' di modernità, c'era un po' tutto, c'è la pastorizia, si viveva di agricoltura, un'agricoltura che ognuno aveva il suo pezzo di orto, chiamato, con tutto, diciamo, poteva sostenimento della famiglia, in qualche modo, voglio dire, qua c'era una grossa occupazione anche da parte di, adesso che la Via Verde, prima Africa, qui vediamo tutto che sono qui in montagna e che potrebbero dare veramente un contributo serio anche alla protezione del nostro patrimonio boschivo che abbiamo. Noi siamo in tutto il territorio del comune di Rocuti dentro il parco nazionale di Aspromonte. Io dico che il parco nazionale potrebbe essere una risorsa, non solo dei vincoli, perché diciamo, agendo in sintonia con il presidente dell'ente parco, per cui io lo ringrazio per tutto quello che sta facendo veramente, cioè dire quei comuni che hanno maggior territorio dentro il parco abbiano maggiore risorse rispetto agli altri che hanno diciamo un chilometro quadrato. Questo è il concetto, e pensare a sviluppare il nostro territorio, diciamo, montano, perché così si creerebbe un po' il ripopolamento, creare quelle opportunità, sia in termini di creare della scuola, sia in termini di sanità, di abilità, in qualche modo non ci vorrebbero autostrade, ma una strada quantomeno messa in sicurezza, sì, e che questo bisogna pensarci, avere quegli investimenti aggiunti affinché diamo l'opportunità, perché poi l'opportunità di qua a linea d'aria dal mare siamo neanche 10 km, della Mendolea che qua ha una visione veramente meravigliosa di tutta la vallata della Mendolea, e questo potrebbe essere una risorsa. Questo è, se si pensa, se si utilizzano quegli strumenti, diciamo, di investimento non solo regionale ma anche europei, questo potrebbe essere l'obiettivo, attivare progetti europei. Vediamo quello che noi ci stiamo lavorando, siamo tutti sindaci dell'area recanica, ci mettiamo in sinergia, lo voglio dire, lo voglio ribadire, che da qualche anno stiamo lavorando veramente bene, prendiamo le decisioni che siano consone e giuste per lo sviluppo di tutto il territorio, non del singolo comune. Perché se facciamo e abbiamo una visione globale della nostra area, sicuramente qualcosa di buono riusciremo a fare. Se ognuno pensa di poter portare, diciamo, non so dire acqua per il proprio mulino, per il proprio comune, secondo me sbaglia e non ci saranno i giusti progetti di aria, di rete, che potrebbero creare sviluppo, perché io dico le due potenzialità che abbiamo e che sono turismo e agricoltura. L'agricoltura che si potrebbe essere veramente fiorente sul nostro territorio. Abbiamo la fumara a Mendolea che non viene utilizzata per l'acqua sia potabile che non potabile. Abbiamo l'acqua che va sotto, non viene poco sfruttata. E questo dovremmo dare opportunità sia con l'acqua potabile, no, per i territori anche marini. Questo è l'obiettivo. E la pastorizia, che nel fatto interno che si fanno, voglio dire, dei formaggi, oppure anche dei salumi, che in questo territorio, voglio dire,
qualità, però ci vogliono, diciamo, anche un aiuto da parte di chi potrebbe contribuire allo sviluppo e dare sostegno a queste persone che si dedicano o potenziali che si potrebbero dedicare, perché potrebbe creare un ampio, diciamo, sviluppo e, diciamo, anche occupazione, perché lo vediamo, non dobbiamo cercare di emigrare al nord, ma dobbiamo trovare le opportunità affinché i nostri giovani rimangano sul posto, anche i meno giovani, in cui vediamo che perdono posto di lavoro, potrebbero anche trovare un'attività nell'agricoltura, nel turismo, e avere quella visione ampia di fidarsi uno con gli altri, di farsi in cooperativa, ognuno che si occupa di un settore, perché se uno fa tutto alla fine non riesce a fare niente. Questo è il mio pensiero, mi auguro che questo messaggio possa essere veramente che entri nella persona del nuovo territorio. Questo è un augurio che ci facciamo tutti quanti, Sindaco. Io la vedo emozionato quando lei parla della sua terra, insomma, in generale. Parlo in generale, perché generale. Sono uno dei fautori, esatto, dell'unità dell'area precaria. Noi abbiamo un'unità, dobbiamo avere un'unità politica, anche se abbiamo diverse posizioni o visioni politiche che ogni sindaco può avere. Ma l'importante è agire in sinergia e trovare quelle soluzioni che sono consone per tutti quanti noi. Questo poi decidere all'unanimità, anche se io sono contrario, devo stare a quello che si decide a maggioranza. Questo è il mio auspicio, il messaggio che voglio dare, a prescindere se ci sarò o non ci sarò. Io, se non ci sarò, io tornerò sempre qui sopra, darò il mio contributo con la sua esperienza, con la mia esperienza ormai decennale, per cui lo do perché sono veramente entusiasta di quello che io lo faccio senza nessun tipo di lucro personale, lo voglio ribadire, anzi io ne ho avuto e ne ho subito delle angherie, diciamo, non ha avuto dei vantaggi, questo lo posso ribadire, ho la mia professione, comunque non... Sindaco, questo è il messaggio del dottore Zavettieri, sindaco del comune di Rocuti. Speriamo che chi ascolta questo messaggio, speriamo che le sue idee e tutto quello che lei ci ha raccontato in questa bella chiacchierata possa finalmente un giorno realizzarsi. L'augurio di tutti. Mi auguro con tutto il cuore, perché io non è un messaggio che io ho, diciamo, pensato, diciamo, programmato, è un mio messaggio spontaneo che mi esce dal cuore, per cui io non ho nessun vantaggio da farlo, per cui è solamente la mia grandissima soddisfazione e vedere tutta la comunità intera di Rocuti partecipare, essere attiva, a spronare, anche a venirsi a confrontare, a dire tu stai facendo questo, non stai facendo ciò. A me piacere mi fa quando un cittadino viene a evidenziare dei problemi che magari io o l'amministrazione non se ne accorge di averlo, però quando viene evidenziato io lo ringrazio e li ringrazio per le persone che sono. A me non mi piace quelle persone che parlano all'esterno e che vorrebbero fare tutto l'incontrario di quello che va verso la collettività. Io lo ribadisco, la collettività delle persone che ci vivono sul nostro comune. Questo è l'obiettivo principale che deve essere posto. Poi giustamente ci possono coincidere, poi qualcuno deve fare quel determinato servizio, qualcuno deve fare quelle opere. Vedi, io ultimamente, l'ultima cosa che abbiamo fatto, io reputo che è di fondamentale importanza, è il primo passo.
abbiamo fatto con la Protezione Civile una convenzione di morte con molto sangue, e che io ringrazio veramente di cuore, che a Roduri si è visto delle persone, e io mi auguro che ancora delle persone si dedicano su questo servizio, che è un servizio nazionale. Se le persone si dedicano per il proprio comune, fanno qualcosa di operosità per il proprio comune, senza avere quel minimo giusto ricompenso che viene riconosciuto dalla Protezione Civile, per me è una grandissima soddisfazione, lo dico veramente di cuore. Intanto ci hanno, se vede tutto l'entrata a Roduri, vede che già è un'altra immagine, e questo grazie a loro abbiamo fatto questo, la Protezione Civile. Abbiamo visto alcuni ragazzi che sono già qua oggi e che si sono messi a disposizione per potesse essere utile alla collettività, e questo è il mio auspicio, Presidente. Io vedo in loro una grande diciamo entusiasmo, che già hanno accolto anche nel nostro comune qualche ragazzo che vuole anche partecipare, che ben venga, anche le persone non ragazzi ma di una certa età che si vogliono mettere a disposizione per un servizio civile. Io ritengo che è un servizio essenziale sulla Protezione Civile, e che venga esteso in tutti i comuni. Questo è l'auspicio che noi possiamo utilizzare. È un mezzo, è un modo di poter così la gente essere messa alla pari. Per me qualunque cittadino, qualunque che si dedica a dare un contributo sul sociale, per me è da ammirare e da avvantaggiare. Se ci sono vantaggi, io dico che devono essere considerate tutte allo stesso livello. Si ringraziano per quello che fanno, e questa amministrazione è grata non solo a loro ma a tutti quelli che si prodigano per il bene della vita. Ho visto, abbiamo la scuola media, abbiamo la scuola elementare a Roduri. Io dico alle famiglie di Roduri: portate i vostri ragazzi assieme a tutti quelli che sono i Roduri. Dobbiamo attrarre anche persone che vogliono venire da Melito o dell'Alto Conciato da Melito. Sono benvenuti nelle nostre scuole, e che devono avere gli stessi servizi. E questo grazie al direttore, al preside Anastasi, che ci ha veramente assicurato una buona scuola, dei vari insegnanti, e lo ribadisco, noi gli diamo come comune, gli diamo i servizi essenziali, quelli che sono per la collettività, e questo è il nostro, per la scuola, per i ragazzi. Siamo passati con Don Giovanni, con una persona, Don Giovanni, che non ho modo di poterlo ringraziare in tutte le occasioni, che è da stimolo e da molto positivo. Sono piccoli messaggi che si danno, dice, me l'ha ricordato sindaco, dice, vede che dobbiamo andare alle scuole, io chiamo il preside, ci teniamo alla nostra presenza alle scuole per dare il saluto e un augurio del buon anno a tutti i ragazzi. È stata una cosa bellissima, dire, i ragazzi l'hanno apprezzato, dire, la vicinanza di un'amministrazione comunale, non essere distanti. Coloro che vanno ad amministrare devono andare a amministrare per il bene e l'interesse del comune, della collettività. Questo è l'obiettivo principale. Tutto il resto, che vengano, che si facciano le opere, che si facciano tutto quello che si possono portare, quello, voglio dire, è un'amministrazione attenta, voglio dire, riesce a portare. E l'ultima cosa che io ci tengo è la costruzione. Mi auguro che io, il primo punto che ho messo dalla prima amministrazione era la costruzione della chiesa. La costruzione della chiesa finalmente l'abbiamo costruita, la chiesa. Adesso si devono fare degli accorgimenti interni. Mi auguro che fino a che finisco il mio mandato riesco a inaugurarla. Questo è il mio auspicio, perché purtroppo ci sono dei tempi burocratici amministrativi che ci fanno
un po' anche con tutta la buona volontà, stare dietro, stare appresso, seguire, ci sono procedure tecniche e amministrative che non si riesce a seguire, autorizzazione regionale, andare a coprire, una serie di adempimenti che purtroppo non dipendono dall'amministrazione. L'amministrazione può essere da fungo, da spinta affinché si facciano tutte queste. Come dicevo, il mio augurio è inaugurare la chiesa, tutto il resto a me non mi interessa, ho portato diciamo, opere. Tutto il resto è noi. Il resto è noi. È noi, voglio dire, non mi interessa. Anche portando grossissimi progetti, questo sì, lo aggiudicheranno nella fase anche post nella mia amministrazione, non è questo problema. Lascio giudicare questa chiacchierata anche un momento di sfogo, sindaco. No, un momento di sfogo, senso... mi ha fatto piacere perché ogni tanto bisogna anche far passare il messaggio giusto. Non viene veicolato il messaggio. No, assolutamente, volevo dire tutto il contrario. La gente magari si sofferma o delle piccole cose e non guarda a quello che è stato fatto negli anni. Io mi auguro che tutto quello che abbiamo fatto sia apprezzato, se no sono contento lo stesso, perché io ho dato lustro, penso di aver dato lustro al Comune di Rovuli a livello non solo comunale, non solo provinciale, ma anche regionale. Ho mantenuto alto il nome del Comune di Rovuli nei tavoli regionali, per cui qua è una mia pallino far riconoscere, non so se riusciamo a far riconoscere la lingua greco-calabra nelle scuole, riconoscere dal nome. Io la proposta l'ho fatta, altri comuni hanno aderito a presentare una proposta alla provincia l'anno scorso. Mi auguro che faccia tutto il percorso regionale e che venga riconosciuto in tutte le nostre scuole elementari e medie l'insegnamento obbligatorio, sa? Per questo può portare anche opportunità di lavoro, insegnanti. Abbiamo fatto anche a livello dei progetti, diciamo, di questi finanziamenti sulle minoranze linguistiche, lei mi tira da un momento all'altro che poi mi vengono in mente, anche ad avere una scuola, un'università, anche se privata, per formare i vari insegnanti, una scuola per linguistico nella mediatica, per cui diciamo che si iscrive in questa scuola Reggio Calabria può in un futuro mediatore linguistico, precisamente questa scuola è una scuola privata parificata e alla fine di questi tre anni di mini laurea o laurea può accedere e anche previsto la lingua greco-calabra, che è un primo passaggio che l'abbiamo fatto riconoscere nel PISDRI dell'area grecanica, che abbiamo fatto sulle minoranze. Io mi auguro che ragazzi diplomati si iscrivano e che in un futuro prossimo escono questi ragazzi e già sono in grado di poter insegnare a elementare e medie, e questo porterà occupazione a medie. Non solo questo, ci sono i libri di testo in cui si studierà la storia, la cultura, le nostre traduzioni. È una cosa secondo me seria se la vediamo sotto questo aspetto culturale, perché questo aspetto culturale viene poco evidenziato, perché porta anche occupazioni, posti di lavoro che magari non viene percepito dalla grande, diciamo, popolazione del nostro territorio, compreso tutti i 14 comuni, non solo uno. Però questo dipende dai vari amministratori che vogliono, diciamo, dare un contributo affinché si riconosca questa lingua greco-calabra obbligatoria a insegnare nelle nostre scuole. Io mi auguro che verrà riconosciuta e, diciamo, lascio
anche questo un tassello, diciamo un mattone in più per poter poi in un futuro. Lei delle indicazioni le sta già, anche con questi messaggi voglio dire, sta dando delle indicazioni, però l'augurio che ci facciamo è che nei prossimi 5 anni il sindaco Zavattieri sia ancora il primo cittadino della città di Roma. Io questo è un augurio che le facciamo. L'augurio che mi fa, però come dicevo non dipende da me. Certo, sono qua, io fino adesso, fin quando sarò, fino all'ultimo giorno, darò il mio contributo, dopodiché chi ci sarà lo vedremo. Chi vivrà. Grazie sindaco. Questo giorno di festa qui a Gorio di Rogudi abbiamo anche il consigliere della provincia Pierpaolo Zavattieri, che salutiamo. Buon pomeriggio, è venuto a trovarci in questo giorno di festa con tanti amici di Rogudi. È con grande piacere che sono venuto qui, era molti anni che non ci venivo, le mie origini affondano in questo borgo ormai lontano dalle città, insomma dai luoghi maggiormente battuti. In occasione del pellegrinaggio dell'Annunziata Rogudi si mobilita sempre in modo massiccio. Quest'anno c'è stato un grande impedimento, è un grande impedimento che è legato alle condizioni climatiche che purtroppo diciamo, ci vedono gioire per quanto concerne l'alta temperatura e il caldo che abbiamo sofferto in questo settembre, in questo primo diciamo, settembre, ma diciamo, diventano difficoltose se le caliamo in queste realtà con dei collegamenti piuttosto in cattive condizioni, delle quali tra l'altro la provincia è responsabile, però chiaramente sono collegamenti che richiederebbero grandissimo impegno economico che oggi per le condizioni economiche che sono state riconosciute dal governo agli enti intermedi, agli enti periferici non sono affrontabili minimamente. Ci vorrebbe una nuova programmazione a livello comunitario che investisse sui borghi, i borghi di eccellenza, le località che vengono sempre tirate in ballo quando si parla di storia, di cultura, soprattutto dell'area grecanica, ma più in generale della Calabria, e che però poi non si riesce a sfruttare quando dobbiamo programmare e investire tutto ciò che concerne i finanziamenti comunitari, che lo do come dato ufficiale, non sono regolarmente, sistematicamente spesi in proporzione alla quota che noi versiamo come cittadini, perché è giusto che i cittadini sappiano che noi versiamo nell'ambito delle nostre tasse, diciamo, una parte che va a costituire il pacchetto economico europeo, e questi soldi devono essere spalmati poi nelle varie comunità. Noi versiamo circa 14 miliardi di euro, di questi 14 miliardi, poiché abbiamo avuto vantaggio maggiore negli anni passati, abbiamo un ritorno nell'anno 2014-2015 di 11 miliardi, quindi già l'Europa, a vantaggio di altre popolazioni, altre nazioni che sono entrate nella Comunità Europea, penalizza diciamo, l'Italia e la Calabria. E in questo caso il fatto che l'Italia non riesca, ancora di più la Calabria, non riesca a spendere gli 11 miliardi su 14, quindi già una risorsa ridotta, è un'ulteriore battuta d'arresto, passo indietro rispetto a ciò che dovrebbe essere il nostro sviluppo. In questo caso mi va di parlare di minoranze linguistiche e di cultura minoritaria. Siamo in Rogudi, in Gorio di Rogudi, che tra l'altro è una località da cui ha origine proprio la mia famiglia, io sono famiglia Zavattieri. Mi raccomando, mi scusi se la interrompo, di chiamare Gorio di Rogudi, perché il sindaco, abbiamo parlato prima, e anche il suo pensiero fa rivivere questi borghi. Sì, è Gorio di Rogudi. La famiglia Zavattieri, diciamo, mio nonno è nato e cresciuto in questi luoghi, poi sposandosi con mia nonna, che invece aveva origini in Africo Vecchio, si sono incontrati nella montagna, quindi hanno poi costituito una famiglia nei campi di Bova, poi scesa in Marina.
mattina per le condizioni, diciamo, del vivere comune che molte famiglie, con lo spopolamento che si è potuto registrare in questi luoghi, in questi borghi, e, diciamo, vediamo tutti noi, e quindi è sotto gli occhi di tutti. Però per rivitalizzare la cultura chiaramente non basta, diciamo, impegnarsi solo come sto facendo io, con buoni propositi, con la frequentazione che è sì utile per conoscere e per vivere i luoghi, ma certamente è opportuno impegnarsi nella fase della programmazione e in modo concertato tra istituzioni, quindi la rete dei comuni oggi ricostituita con le nuove amministrazioni insediatesi e quindi a pieno regime senza nessun comune commissariato, la provincia finché durerà, ma il giorno dopo ci sarà la città metropolitana che avrà degli eletti sempre espressione dei comuni, la regione Calabria e i rappresentanti, soprattutto i nostri rappresentanti eletti in seno al Parlamento, che appunto devono promuovere le leggi. Nel caso delle minoranze linguistiche sto conducendo personalmente, ma insieme al Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, una battaglia a difesa per esempio della comunicazione RAI, che è una comunicazione di Stato ufficiale che riconosce ai sensi della legge sulle minoranze linguistiche degli uffici in aggiunta, dei finanziamenti in aggiunta e anche la produzione di cinematografia che avviene nelle sedi riconosciute nazionalmente e in tutte le sedi di lingua minoritaria. Purtroppo Trento e Bolzano riescono con le loro minoranze linguistiche a sfruttare questi finanziamenti e queste risorse ministeriali. La Calabria non riesce. Immagino che il Presidente Oliverio in questa battaglia ci possa dare una mano, perché non per un patto campanilistico, ma più vicino a casa sua ci sono le altre minoranze, gli Arbresh prima e gli Occitani dopo, per cui possiamo condurre noi dal basso, dall'area grecanica, il Presidente Nicola Irto che si è attivato su questa procedura e Mario Oliverio che appunto Presidente della Regione e anche vicino territorialmente ad altre minoranze linguistiche, sostenere questa battaglia in Parlamento, per cui abbiamo già attivato un numero cospicuo di parlamentari e di sottosegretari di governo, tra cui Faraone alla pubblica istruzione e Luca Lotti alla Presidenza del Consiglio, che devono, diciamo, dovranno colmare questo gap creato dal... Se sarà colmabile con un emendamento che vedrà la stessa, diciamo, misura della minoranza linguistica di Bolzano, anche le nostre minoranze calabre, quindi nel nostro caso greco-calabre e dell'area grecanica, e per cui diciamo, poter riuscire ad avere questi vantaggi che non sono gli unici a servire, ma come mi ricollego a ciò che stavo dicendo prima, con la programmazione dei fondi comunitari dovremmo riuscire a riqualificare un minimo la viabilità, non tanto per renderla agevole a un transito ad alta velocità, non è questo che serve nei borghi dove dobbiamo promuovere lo slow food e, diciamo, la tipicità dei luoghi, ma servono strade messe in sicurezza, perché io che ho avuto, diciamo, io se riuscirò a tornare a casa la ritengo una fortuna di attraversare questa strada, no, la fortuna di aver visto questo paesaggio in una situazione di, diciamo, difficoltà climatica estrema, perché ai campi di Bova, alla pineta di Bova c'è praticamente un'alluvione in questo momento, abbiamo sentito lo scroscio dei tuoni che non so se molti di noi l'avevano sentito se molti di noi l'avevano sentito con quell'intensità di fragore, io non l'avevo mai sentito e ho 41 anni superati, diciamo, compiuti. Quindi sono cose che possiamo registrare in questi lembi di terra dove, diciamo, delle conche anche dal punto di vista del suono, dei rumori, sono particolari e sono da vivere dal punto di vista ambientalistico, naturalistico, e per cui l'investimento deve essere quello di creare una viabilità che sia sicura e che quindi sia, col termine più usato oggi, più in voga oggi, sostenibile, cioè non deve deturpare il territorio ma deve garantire l'accesso e non diciamo, il fatto che uno voglia trascorrere una settimana in un borgo che si può riqualificare attraverso forme di bed and breakfast, di ricettività, e rimanere magari bloccato e non potersene tornare a casa, perché questo si presta benissimo a un turismo internazionale, magari i tedeschi o altre nazioni che appunto hanno un clima molto più rigido e che verrebbero volentieri a vedere dei luoghi che climaticamente molto più accettabili e più, diciamo, che si possono estendere per un periodo più lungo dell'anno come diciamo, zona da visitare, ma soprattutto molto vicini al mare per le condizioni orografiche che ci sono,
riescono a prospettare una situazione di turismo mare e montagna che, se non unica, diciamo quantomeno rara nel mondo. Quindi io la viabilità è il primo pensiero, quindi, dottore Zeretti. Una viabilità per come l'ho descritta io, quindi non alta, diciamo, velocità, ma messa in sicurezza di queste stradine che, per quanto riguarda la competenza, sono provinciali, ma la provincia a tutt'oggi, posso registrare diciamo personalmente i conti, perché andremo ad approvare il nostro bilancio di previsione il 24 e 25 di settembre, tra qualche giorno, e quindi vi posso dire che per sostenere una viabilità provinciale che vede anche i collegamenti montani, ma che si fermano nei centri più importanti, per esempio Bova Marina, Bova, Lazzaro, Motta San Giovanni, quindi già questi hanno dei costi, questa manutenzione, per i trasferimenti che noi riceviamo dallo Stato e le tasse che riusciamo, diciamo, a gestire direttamente dai contributi dei cittadini, hanno una condizione che non può essere già soddisfatta. Pertanto riuscire a progettare a livello di fondi comunitari, visto che, come accennavo prima, noi non li spendiamo e quindi si andrebbe a valorizzare, diciamo, dei luoghi e dei borghi osannati e portati, diciamo, in giro per il mondo da tutti, sarebbe una responsabilità che politicamente andrebbe assunta, e per cui tutti noi che viviamo, diciamo, dal punto di vista politico, una esperienza che vogliamo, come dire, il nostro lavoro, diciamo, portarlo al servizio dei cittadini, dobbiamo farlo senza nessun tipo di condizionamento. Io su questo mi ci ritrovo, è chiaro che da solo non posso riuscire a risolvere alcun problema, anche perché il mio non è un ruolo esecutivo, non sono neanche assessore alla provincia, quindi il ruolo di consigliere è di proposta, di controllo, di vigilanza, e certamente però può essere di pungolo rispetto a tutto quello che è stato alla rete, diciamo, da intercettare e da motivare per le finalità di cui parlavamo prima. Grazie. 250 persone circa oggi, questo pomeriggio, per questo pellegrinaggio in onore dell'Annunziata, quindi che potrebbero diventare di più, molto di più, grazie alla viabilità che poi, come ne parlavamo prima, giusto dottore? Lo sarebbero stati già oggi, nonostante, diciamo, le criticità della viabilità attuale, se non ci fosse stato questo tempo. Questo è il limite per cui una strada messa in sicurezza ti può garantire, appunto, anche in condizioni climatiche avverse, che poi in questo caso non sono a lungo termine, perché non siamo né in Piemonte né, diciamo, in Trentino Alto Adige, per cui noi potremmo avere anche avversità climatiche ma limitate nel tempo. Pertanto una viabilità con, diciamo, le strade che hanno le necessarie cunette, caditoie, diciamo, scoli e raccolta delle acque, diciamo, reflue, io immagino che possa essere, diciamo, il minimo per progettare poi tutto il resto. Quello che i cittadini vorrebbero fare, che è la riqualificazione dei borghi, anche attraverso la valorizzazione della propria abitazione, che ognuno dei cittadini di Rogudi in questo caso, di Gorio di Rogudi in questo caso, ma di Roccaforte, di Pentedattilo, di Bova, Staiti e quant'altro, vorrebbe fare a spese proprie, ma capisce che non ha la garanzia per il raggiungimento di questo suo potenziale investimento in termini di riqualificazione. Poi qui insiste un altro problema, che è quello della inagibilità da un punto di vista sismico, e anche il discorso, diciamo, legato alla viabilità, che non è stato affrontato, che, appunto, al di là dell'impedimento fisico, vede anche un impedimento a livello normativo che impedisce il rilascio magari di concessioni varie, che quindi deve essere affrontato nel corso dei mesi a seguire. Si è divertito? Sono divertito, ma soprattutto ho gustato diciamo, la carne di capra come solo qui la sanno cucinare, e pertanto io, che non sono, diciamo, un come dire, si vede dal fisico, uno che ne approfitta in termini di, metto le virgolette, mangiate paesane, devo dire la verità, una carne e un cibo così gustoso non lo assaggiavo da tantissimo tempo, quindi chiaramente mi sono divertito. Ho rincontrato alcuni affetti, alcuni parenti, alcuni amici che sono più che miei, della mia famiglia, delle mie origini. Questo è stato bellissimo per me oggi,
ma deve essere, diciamo, deve servire come stimolo per gli impegni futuri, per tutto ciò che ci siamo detti prima. Grazie. Io la ringrazio per il suo tempo, grazie mille, buon divertimento. Grazie Don a lei. Giovanni, grazie questo a voi. Pellegrinaggio qui a Gorio di Rogudi, bellissima, tanta gente questo pomeriggio, che ne pensa, un suo pensiero? Anzitutto permetto di ringraziare voi perché siete sempre presenti ai nostri eventi, ringrazio il Comitato Festa per aver organizzato al meglio questa festa, soprattutto questo giorno, questo pellegrinaggio che ha visto la partecipazione di tantissima gente di Rogudi e dintorni. Ecco, ringrazio il signor sindaco e tutta l'amministrazione comunale per la loro presenza e ringrazio veramente la tantissima gente che ha partecipato con fede a questo momento di gioia. Vedete, il nostro vescovo ci invita alla trasmissione della fede e noi, in quanto cristiani, siamo chiamati a vivere bene la nostra fede, e la fede per noi è questo abbandonarsi fiduciosamente al Signore, questo vivere di Lui e per Lui. Ecco perché reputo importante la celebrazione domenicale, ecco perché reputo importante la preghiera e l'abbandonarsi al Signore. E se a volte la fede viene meno a causa di qualche situazione difficile, bisogna chiedere ciò che chiesero un giorno gli apostoli, dove i quali erano sempre presenti a tutto ciò che diceva il Signore, tutto ciò che faceva, però tante volte avevano dubbi di fede. Ecco perché un giorno gli chiesero: Signore, aumenta la nostra fede. È quello che noi chiediamo in quanto cristiani: Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, oggi in maniera particolare ringrazio tutti i pellegrini proprio perché sono stati qui presenti. C'è stata la celebrazione della Santa Messa con una buona partecipazione di persone, poi ci siamo ritrovati per condividere assieme il pranzo. È stato un momento di gioia. Questo veramente è quello che vuole il Signore. Ecco, condividere insieme l'Eucaristia, ma condividere insieme il pranzo. Possiamo dire, Don Giovanni, ospite d'onore, il consigliere Pierpaolo Zavettieri, si parlava soprattutto della viabilità. Circa 250 persone oggi qui a Gorio di Rogudi, ma potevano essere ancora di più se le strade, e si parlava appunto di questo, per la viabilità, fare in modo che possa tanta gente venire in questi borghi purtroppo abbandonati dalle catastrofi che sappiamo. Sì, è vero, è vero. Anche se stanno sistemando alcune strade, alcuni posti, purtroppo a causa della viabilità proprio la gente viene meno. Però non bisogna scoraggiarsi per questo, ecco, bisogna veramente avere la forza, perché se c'è la volontà di partecipare, anche nonostante proprio le strade dissestate, ecco, si può raggiungere Gorio di Rogudi, anche perché una volta l'anno questo pellegrinaggio, e già la presenza di tantissima gente dice che la gente ci tiene a venire a rivivere proprio questi momenti di fede, momenti dove la gente rivede il proprio paesello dove stavano prima, e proprio rivedere vivere la propria infanzia. La propria infanzia, bravissimo, bravissimo. Ecco, Don Giovanni, quindi per chiudere, adesso domenica prossima si festeggia a Rogudi. Ecco, domenica aspetto tutti i rogudesi per la celebrazione delle ore 10, celebrazione solenne, dove diamo inizio all'anno pastorale, che riprende un po' il convegno pastorale che abbiamo avuto nei giorni 8 e 9 settembre, trasmettere la fede. Ecco, da lì iniziamo il nostro nuovo anno pastorale, poi nel pomeriggio alle 17:30 ci sarà la processione per le vie del paese che chiuderà la nostra festa in onore di Maria Santissima Annunziata. Possa veramente la Vergine venerata a Rogudi sotto il titolo di Annunziata darci la forza ad essere noi annunciatori di Cristo. Questo è l'obiettivo, essere annunciatori. Non basta portarlo dentro di noi, ma bisogna annunciarlo agli altri. Grazie per il suo messaggio, Don Giovanni, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie. Il presidente della Prologo di Rogudi, Salvatore Maesano, oggi pomeriggio qui a Gorio di Rogudi per questo pellegrinaggio in onore dell'Annunziata. Sì, è il pellegrinaggio annuale che facciamo a Gorio di Rogudi, appunto in onore di Maria Santissima dell'Annunziata. È un momento bello, un momento in cui tutto il popolo di Rogudi o parte del popolo si ritrova, ed è un'occasione per onorare la Madonna innanzitutto, ma anche per condividere, per vivere, per stare insieme ai nostri paesani e agli amici che vengono a trovarci. Insomma, una bella occasione. Oggi è particolarmente bella perché è anche bagnata, quindi occasione bagnata, occasione fortunata.
Senta Presidente, devo dire che è organizzato in maniera eccellente, perché si era pensato di preparare fuori, no? Poi purtroppo il cattivo tempo, però vi siete organizzati in modo che la gente potesse stare al sicuro, all'asciutto. Sì, diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù, quindi ancora una volta diciamo, l'ospitalità che ci contraddistingue è venuta fuori cercando di organizzarci al meglio. Vogliamo ringraziare anche voi di Telemelito e Teleboa Marina perché ci seguite come al solito e ci date l'opportunità di farci conoscere dappertutto. Grazie ancora. Un'ultima cosa, Presidente, questa la devo chiedere, perché lei è nata a Gorio di Rogudi o Rogudi? No, io sono di Rogudi, ma neanche proprio di Rogudi, perché... Diceva il sindaco che non ci deve essere il paese unico, Rogudi. No, il sindaco sì, dice quello che è giusto che dica il sindaco, perché è rappresentante di tutti, però Rogudi è Rogudi, Gorio è Gorio, però devo dire che io non sono quasi né di Rogudi né di Gorio, perché sono della campagna, quindi faccio parte sia di Gorio sia di Rogudi. Grazie Presidente, alla festa adesso domenica prossima. Sì, ci ritroveremo tutti domenica prossima a Rogudi, al paese giù, quindi dobbiamo essere numerosi e divertirci. Bene, grazie mille. Grazie a voi, buona serata, buongiorno, buone cose. Grazie Presidente. Il vice sindaco Antonino Maesano, anche lui questo pomeriggio a vivere insieme con i rogudesi questo pellegrinaggio in onore dell'Annunziata. Diciamo, si parlava prima col Presidente Maesano, pellegrinaggio bagnato, pellegrinaggio fortunato. Innanzitutto un caloroso saluto a tutti i telespettatori di Telemelito, lo dico giusto, no? Sì. Sì, in effetti, come si dice, il pellegrinaggio bagnato, pellegrinaggio fortunato. Ci siamo divertiti insieme con tanta gente, circa 250 persone, avete impiegato anche un pullman per portare le persone qui in questo pellegrinaggio a Gorio di Rogudi, diciamo a prescindere dal cattivo tempo, dalla viabilità che si parlava anche con l'ospite d'onore, il consigliere Zavettieri. Diciamo che la fede non conosce ostacoli, diciamo. Nonostante le condizioni climatiche molto avverse e poco ospitali, diciamo, la gente ha avuto fiducia lo stesso, è venuta, è salita, si è organizzata anche con mezzi pubblici. Arriva anche il dolce, sì. Grazie a chi l'ha fatto. E quindi è stata una bella giornata. Io volevo sottolineare una cosa. Oggi sono quasi 15 anni che ripercorriamo ogni anno le stesse, la domenica prima del 2 luglio a Rogudi in onore della Santissima Madonna delle Grazie, e la settimana prima della festa di settembre in onore della Santissima delle Grazie, e facciamo i pellegrinaggi sia a Rogudi sia a Gorio. Diciamo che questa è stata un'iniziativa anche che ha contribuito anche il sottoscritto, che all'epoca il parroco dell'ora era Don Marco Scordo, e abbiamo intrapreso questo percorso insieme per fare rivivere, diciamo, a chi ha lasciato questi luoghi nel 71, rivivere ancora e farli vivere alle nuove generazioni. Soprattutto alle nuove generazioni. E questo a distanza di quasi 15 anni, questa cosa si fa regolarmente, è una cosa che la facciamo con soddisfazione e con orgoglio. Abbiamo condiviso, dopo la Santa Messa celebrata da Don Giovanni, abbiamo condiviso il pranzo con tanti amici, io e lei abbiamo mangiato insieme la carne. Sindaco, che ne dice? Una bella serata. Diciamo che è comunione. È una bella comunione. Come dice Don Giovanni, è comunione. Senta sindaco, lei dove è nato? A Gorio o a Rogudi? Sono nato a Melito. Ah, lei è nato a Melito, quindi la famiglia, i parenti. La famiglia originale di Rogudi. Di Rogudi, quindi non Gorio. Sì, vabbè. Vabbè, perché il sindaco dice che Gorio o Rogudi è tutto un paese, e Rogudi e basta. Dice bene il sindaco, perché effettivamente stiamo parlando di un chilometro e mezzo di distanza, non di più. Quindi parlare di cose sarebbe...
sarebbe fuori luogo. Per chiudere, anche lei sindaco, un vice sindaco, mi scusi, ecco, per chiudere la festa adesso domenica prossima a Rogudi Nuovo, no? La festa dell'Annunziata. Sì, adesso si svolgerà la festa, diciamo, ci sarà la processione e poi successivamente la festa civile, che ci saranno i cardia, come dice la commissione. Speriamo che sia un momento di riflessione e un momento di divertimento, perché le due cose vanno coniugate. Bene sindaco, grazie, grazie veramente, lei è una persona speciale veramente, perché è sempre col sorriso sulle labbra. Grazie a tutti gli amici che seguono Telemeldo. È un attimo, Don Giovanni. Che dice Don Giovanni? La sta chiamando, se ne deve andare. Don Giovanni ci chiama perché si sta aspettando, perché mi devono dare un passaggio. Ecco, va bene, dai. La facciamo andare, grazie. Grazie. Un saluto a tutti gli amici di Telemerito. Grazie, grazie. E il signor Siviglia, buon pomeriggio, che noi abbiamo avuto modo di sentirci questa mattina prima della Santa Messa. È arrivato un temporale qui a Gorio di Rogudi. Come si dice? È in gregofano. E rive spennanacaro chiaro, e ne na chiaro megalo, e a ti sanerche tone tone ro, sanerche to tone, e vreche tritte essere simere, arte vreche imi sonora, ce vreche plembodì. Vuole tradurre? Questo è un temporale straordinario, perché una volta pioveva per 3-4 giorni, ma pioveva contemporaneamente. Oggi arriva violento, scivola tutto e se ne va. E se ne va, quindi un temporale così, passeggero. Un temporale di passaggio, non è una pioggia come nel 72-73 quando ci ha fatto spollare. Il famoso alluvione. Non è alluvione, ma ha piovuto per 8 giorni in continuazione, piovere ma piovere. Quindi ricordiamo, mi scusi signor Siviglia, l'alluvione di Rogudi era nel 72, precisiamo, io non me lo... 72-73, ci hanno fatto spollare. Quindi ha piovuto per 8 giorni di seguito. Di seguito, tutti i giorni, piovere, però il paese è sempre qui. E il paese è sempre... Non è caduto nessuno a casa. Io allora dicevo di consolidare questo villaggio. Rogudi non al suo ottocentro, perché Rogudi non aveva più dove andare. Rogudi non poteva costruire, non poteva fare niente. A Gorio sì. Gorio poteva essere stato ricostruito, avrebbe potuto essere consolidato. Chi non l'ha voluto secondo lei? I tecnici sono stati troppo presto. E la politica. Hanno dato una sentenza troppo presto. Troppo presto, la politica è troppo strana. Sono state sberte a dichiarare la zona non edificabile. Subito. Subito, mentre che non è caduto neanche una casa. Ancora le case sono tutte qui. Qui a Gorio, quindi nessuna casa. Neanche una, guarda, neanche una è caduta. Non credo è caduta nessuna casa. Sono tutte qua le case che c'erano nel 72-73. Ma comunque, Gorio... I cittadini di Gorio tornano sempre nella sua terra. Io ancora tentiamo di sopravvivere. C'è gente che ha rifatto la casa, c'è gente che adesso ha rifatto la casa e che vorrebbe starci, però mancano le cose giuste, le cose delle infrastrutture necessarie. Non si può stare senza il medico, non si può stare senza la farmacia. Non si può stare, si sta così, quello che non ha bambini, quello che non ha problemi. Per vivere qualche giornata, insomma, ecco. Per vivere qualche giornata così, quindi. E questi giovani che vorrebbero. I giovani non c'è prospettiva, parecchietti. Però tornano, vengono nei posti dove i nonni, i genitori sono cresciuti. C'è prospettiva, vengono perché vengono, hanno la passione, vengono con i genitori, vengono con i parenti, vengono con. Non c'è prospettiva, quindi. C'è prospettiva. Vabbè, lei si è divertito oggi pomeriggio. Si è divertito. È così. 250 persone circa sono arrivate qua, eh? Sì, sono arrivate. E ricordo il primo pellegrinaggio, eravamo in 16. 15 noi e il parroco 16. 15. 16. Mi lo ricordo sempre questo primo pellegrinaggio, 20 anni fa. Oggi, grazie a Dio, siamo tutti qua, sono tante persone. C'è stato un progresso enorme, la gente viene con passione, con piacere, viene a sopravvivere questa giornata, a ricordare, viene insomma. Bene,
Grazie, grazie, perché lei ci racconta veramente un pezzo di storia di questi borghi che purtroppo nel 72, quando lei dice, molte sono state le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie terre, quindi lei ce le fa rivivere con la sua storia. Ma mi fa piacere, perché anche a me mi fa piacere per esporre quello che sento all'anima, quello che è stato il nostro patrimonio linguistico-culturale insieme ai nostri usi, ai nostri costumi, e mi piace trasmetterlo e lo faccio con piacere, insomma, via. La ringrazio, noi l'aspettiamo, perché lei ci ha fatto una promessa che viene a trovarci, perché ci deve raccontare tante cose. Vengo. Grazie. Beh, prego. Grazie. Grazie. Aspetta, un saluto. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Domenico. Domenico, tuo padre di... Dov'è tuo padre? Guarda, guarda lì, guarda lì. Tuo padre di dov'è? Di Rogudi? Di qua. Di Gorio è tuo padre, guarda, guarda, guarda quel signore là. Di Gorio è tuo padre? Sì. Ecco, che cosa ti ha raccontato tuo padre di questo paese? Ti ha raccontato dove è nato e cresciuto? Sì. Ecco, tu ci vieni volentieri, ti piace venire qua? Sì. Perché ti piace venire qua? Perché giochi. Perché gioco. Perché poi è il posto dove tuo padre è nato, no? Sì. Ecco. Mamma. Pure mamma? Sì. Pure tu, come ti chiami tu? Emanuele. Emanuele, anche tuo padre è qua di Gorio? Sì. Sì, come si chiama tuo padre? Non mi ricordo. Non ti ricordi come si chiama tuo padre? Mamma mia, è grave. Eh? Vabbè, non se lo ricorda. Chiama papà? Lo chiama. Vabbè, ti sei divertito? Vi siete divertiti? Sì. Piove oggi, se no, altrimenti fuori ci potevamo stare. Ci divertivamo di più, vero? Sì. Ciao. 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 Abbiamo trovato un amico che non è nato né a Rogudi e né a Gorio, giusto? Dove sei nato? Santo Stefano Spromonte. Santo Stefano Spromonte, come mai vieni qua? Ha detto che sono 2 anni che vieni. Due anni a Rogudi. A Rogudi, ma Rogudi nuovo? Sì, sì. E quindi vieni qua con la famiglia? Sì, tutti l'anno. Tutti l'anno, cioè, tutti gli anni? Mia moglie e tutti. Vieni a questo pellegrinaggio perché è bello, ti piace? Sì, 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 mi piace, sì, sì. Però aggiustano anche le strade, sono tutte pezziate. Ecco, devono aggiustare le strade, sicuramente. Speriamo. Sì, sì. Bene, ti sei divertito? Sì, sì, anche voi. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Senti, ciao, un biondo, un famoso biondo. Ex biondo. Ex. Ormai. Ora bianco. Ormai bianco, anzi tignuso. Senti, c'è un momento di festa, di gioia. Hai cucinato una carne... bellissima. Era la carne che era buona, non è che ho cucinato io. Non ho tanto. Vabbè, ci ha messo la mano. La mano sì, anche la bocca. Anche la bocca. mi dispiace per gli altri che hanno mangiato. Ci siamo divertiti comunque, una bella cosa organizzata per questo pellegrinaggio qui a Gorio di Rogudi, una cosa bellissima, nonostante il tempo. Il tempo va bene così. Meno male che piove, meno male che piove. È stata una bella giornata, grazie a voi, grazie a tutti. Complimenti per Telemelito e Telebuovo Marina. E Forza Inter. E Forza Inter sempre, assolutamente. Grazie. Con piacere, la prossima volta ci vediamo. Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio signora, come sta? Calà, bene, bene. Bene, bene. Ecco, lei parla pure greco, come si dice? Gregofono, lei parla pure gregofono è la parola esatta. Il signor Siviglia ci dice senti questo. Senti un attimo. Cosa vuole dire, signor? Senta, signora, lei è venuta, si è divertita a questo pellegrinaggio? Voglio dire, volete non parate, mi voleva dire. Va bene. Senta, si è divertita, signora? Come? Si è divertita? Sì, sì, abbastanza. Lei è nativa di Gorio, di Rogudi o Rogudi? Di Gorio, di Rogudi. Lei è di Gorio? Sì, nata e cresciuta. Ma lei abita ancora qua? No, a Rogudi, nuovo. A Rogudi nuovo. Se n'è andata, in quale anno? Non mi posso ricordare.
Dopo l'alluvione? Dopo l'alluvione. 72-73. 72-73, anche lei purtroppo ha dovuto abbandonare la sua terra. Ah, la penso sempre. Avete visto che non potevo salire e per quanto mi dispiace sono venuta per l'ultima volta, forse perché ormai mi anni passarono. No, no, l'anno prossimo ci... tempo ormai. Ci vediamo anche l'anno prossimo, signor. Ah. Come no? L'anno prossimo. Che emozione trova ritornare qui nel suo paese? Dove è nata? L'emozione. E cosa deve vedere più che non ha niente più? I miei radici sono cotte ormai, sono secchi. Beh, ma tornare alle origini, dove lei è nata, è cresciuta, cosa prova lei? Che devo trovare? È l'affetto del paese, che non spiccia mai. Quindi è una nostalgia. Ritornando qua, un'emozione, voglio dire. Sì. Ci torna spesso, volentieri. Viene da piangere. Sì, da piangere. L'amore del paese, della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Cosa ha voluto dire? Come? Cosa ha detto? L'amore della mamma, l'amore del paese, della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Una gran fiamma che brucia. Grazie signor. Prego. La sua scappa sempre, non so sempre. Perché. Ecco, lei è venuta già con l'ombrello. Così la proteggo dal mal. Grazie mille. Che ne dice di questo pellegrinaggio qui a Gorio di Rogudi in onore dell'Annunziata? In onore dell'Annunziata, ma anche in onore della nostra comunità che si mette insieme, fa festa, sta bene, ride, parla, scherza, si conosce. Ecco, abbiamo ascoltato alcuni anziani, è una gioia immensa per loro ritornare alle origini, insomma dove hanno vissuto la propria infanzia, no? Quindi con molta emozione. Si parlava anche con gli assessori, il sindaco, per la viabilità, che ne pensa? Per il modo che questa strada può essere più agibile, perché possa tanta gente, oggi 250 persone circa, però se la strada... Soldi permettendo, appunto, lei che ne pensa di questo? La Calabria è povera, ci sono tante necessità, anche questa è una necessità ma non è una prioritaria, non è una necessità prioritaria, ci sono tante famiglie che hanno bisogno di ogni giorno. Ho capito, però far rivivere questi posti, soprattutto ai giovani, ai figli. Farli rivivere magari attraverso delle persone che si prestano a farla rivivere senza spese superiori. No, le spese superiori no, però rendere più agibile la strada in modo che questi pellegrinaggi poi più avanti nel tempo possano essere più... Dal punto di vista turistico possa essere utilizzata. Ecco. L'altra volta che non sei stato a Rogudi era un disastro vedere tutte quelle rovine, mentre se si fosse conservato era una meta di turismo. Comunque. Questo può essere una meta di tutti, perché i posti sono belli. Comunque 250 persone hanno assistito alla messa, insomma, questo pellegrinaggio, e poi hanno condiviso il pranzo insieme con tanti amici, è una cosa bellissima. A favore di tanti volontari che si sono prodigati. Certo. Grazie. Grazie a lei. Bene, grazie.